Visitare l'Alhambra di Granada è come addentrarsi nella più singolare e stupenda architettura di parole. Il protagonismo visivo e semantico delle iscrizioni pie, regge, votive e coraniche, per mezzo delle varie e sottili forme cufiche e corsive, senza contare le immagini della sua poesia murale e dei suoi calligrammi, ne fanno uno splendido manoscritto tridimensionale che dialoga con l'acqua, i giardini e il paesaggio, dando vita agli edifici con il ritmo sonoro e vigoroso della poesia e della lingua araba. Pertanto, le pareti dell'Alhambra sono le pagine di un libro. Non è un caso che gli zoccoli di alicatados di molte delle sue stanze e i risguardi dei libri dell'epoca si assomiglino nella forma, nelle linee e nella policromia. Gli alicatados proteggono i testi murali nello stesso modo in cui i risguardi conservano le pagine dei Corani e altre opere di corte. Gli stessi lavori in stucco spartiscono i motivi decorativi e le forme calligrafiche con i manoscritti dell'epoca. Persino gli archi di qualche calligrama cuffico. L'incorporazione della parola nell'architettura cerca una trasfigurazione simbolica degli spazi rivestiti di connotazioni ideali. Le metafore trasfiguranti del sultano costruttore e dell'ottimo spazio sono onnipresenti. Allo stesso modo, nell'Alhambra è possibile localizzare metafore sulle stelle che paragonano i loro elementi con gli astri del firmamento. Ci sono anche metafore sul paradiso e sul giardino che l'assimilano alle consuete descrizioni del paradiso nel Corano. E infine ci sono metafore nuziali nelle quali le stanze sono personificate incarnandosi in spose che ricevono il loro signore. Nell'insieme demarcano gli spazi aulici come un frammento dell'Eden al cui esterno dilagano l'effimero, il caos e il male. La simbolizzazione poetica inizia già nelle stesse soglie, come nella porta del Meshuar, per mezzo di una breve cassida calligrafata in uno splendido corsivo nasride. La stessa facciata di Comares si rivolge allo spettatore, parlandogli in prima persona per mezzo della poesia incisa nell'arrocabe della maestosa gronda in legno. Sotto la poesia, l'Aia del Trono, una delle più intense proclamazioni della sovranità divina presenti nel Corano, conferiscono al luogo una solenne sacralità. Allahu la ilaha illa huwa
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Le iscrizioni tratte dal Corano apportano agli edifici le evocazioni sacre del paradiso terrestre e celestiale, come nelle nicchie per brocche d'acqua più antiche che si conservino nella Alhambra, quelle all'entrata del salone del Partal. Berranno un nettare puro, suggellato agli altri con muschio, che vi aspirino coloro che ne sono degni, mescolato con acqua di Tasnim, nome di una sorgente del paradiso promesso, oppure nell'arrocave in legno del portico nord del Generalife. Tuttavia, il paesaggio coranico raggiunge la massima dimensione architettonica nel Salone di Comares, costruito in onore di Yusef I a partire dalla Sura della Sovranità Divina, dipinta in bianco sull'arrocave in legno del soffitto. In questo modo il soffitto riproduce i sette cieli del paradiso celeste islamico, la cui luce scaturisce dal trono divino al centro. Il significato simbolico del salone, inteso come sede reale, è completato dalla poesia incisa nell'alcova centrale. La poesia è al centro dell'asse poetico del Palazzo Reale di Comares, terminato da Muhammad V con l'aggiunta della Sala della Barca e la Corte dei Mirti, e costituito da 11 poesie auliche, delle quali 8 rimangono in situ. Ibn Zamrak si occupò delle nuove casside murali, nelle quali, assieme alle metafore regge e paradisiache, si distinguono le metafore nuziali, come nelle nicchie d'entrata alla Sala della Barca dalla Corte dei Mirti. E di nuovo, nell'arco successivo all'entrata del Salone di Comares,
Il Palazzo dei Leoni, contiguo, anch'esso ordinato da Muhammad V, si articola lungo un nuovo asse nord-sud che a partire dall'Indaraja unisce le due sale, quelle delle due sorelle e degli Abencerragi, passando per la Fontana dei Leoni. Furono iscritte 10 poesie, 5 delle quali sono scomparse. Gran parte fa riferimento allo stesso palazzo come al giardino, sotto forma di concetto architettonico ideale. La poesia ricorre con profusione alle metafore stellari. Con la cupola, tale splendor raggiunge la magione, che al firmamento il palazzo si fa paragone. Ad archi astrali giranti rassomigliano, che perfino il cippo dell'aurora, quando spunta, oscurano. La poesia è incisa con un magnifico corsivo nasride. Lì il marmo levigato e riducente, l'oscurità dell'ombra illumina. E nella vicina loggia di Dindaraja, sede dal trono di Muhammad V, occhio del sultano dal quale si contempla la città. Nel cielo del regno si manifesta come luna piena della religione. Le sue opere si susseguono, le sue luci splendono. Egli non è altro che il sole in una abitazione, dove con egli tutto il bene gli fa ombra. Il cielo di cristallo lì mostra meraviglie che nel libro della bellezza scritte stanno. Una è la luce, molti i colori, opposti o pari e uguale. Infine, la Fontana dei Leoni esalta il giardino ideale, il suo costruttore, per mezzo del valore simbolico dell'acqua. Se, da un lato, gran parte delle poesie sono scritte in calligrafia corsiva, dall'altra spicca nell'Alhambra il ricchissimo uso ornamentale della calligrafia cufica. I ritocchi decorativi del cufico, che incorporavano già elementi vegetali
o floreali si sviluppano prolungandosi a guisa di colonne, trecce, archi lisci e lobati, accavallamenti, creando una meta-architettura che da un lato riveste le pareti di parole e dall'altro evoca meravigliose costruzioni immaginarie. Sono i calligrammi architettonici. Il più semplice impiega una delle espressioni più ripetute nell'Alhambra, baraka, benedizione. Le seconde due lettere formano un arco che abbraccia le prime due in una costruzione simmetrica. Calligrammi simili a questo popolano gli infiniti angoli dell'Alhambra. Anche Yun, sorte, è onnipresente e spesso sdoppiato a specchio. Appare di solito nei fregi di Mukarnas, negli Arokaves, nelle Sepka, oppure accompagna scudi e altre espressioni. Varie espressioni corte si sviluppano in calligrammi lungo tutta l'Alhambra, in Comares, Allah odda li kull shedda, Dio provvede in ogni avversità, in questo caso scritto con Allah nella base, odda in alto, e le aste di Allah che si prolungano in apici intrecciati e archi che inglobano il resto dell'iscrizione, il tutto rifinito da elementi vegetali. Sopra i capitelli del Meshuar troviamo un'altra espressione consueta, al-ghibta al-muttasila, la gioia perenne, che qui dà vita a tre archi lobati. A volte al-ghibta in cufico va alla base, generando apici con trecce, archi fittizi e riquadri che custodiscono al-muttasila rifinito con motivi vegetali. In particolare è degno di nota il motto nasride, «Wala ghalib illallah», «Dio è il solo vincitore», che, a quanto si dice, il primo sultano Nasride prese dal vessillo degli Almohadi durante la battaglia di Al-Arkos. La variante tipica, in corsivo e onnipresente nell'Alhambra, nelle greche corte o lunghe, incorniciando archi e finestre, coronando pareti negli arrocabes in legno. La variante in cufico forma calligrammi interessanti in diversi angoli. Qui, nelle trombe della sala delle due sorelle, creando un portico tripartito. Nell'entrata di Lindaraja l'espressione cambia leggermente, posizionando Allah nella base e completando l'insieme con trecce, archi e ritocchi vegetali. Nel Salone del Partal una composizione singolare inizia con la prima metà del motto Wala Ghalib in spessa calligrafia cufica che forma due alberi stilizzati, mentre la seconda metà, illallah, in cufico di dimensioni minori, disegna archi lobati in una composizione che si ripete tre volte in ogni quadro. Molto spesso i calligrammi non sono isolati, ma si ripetono in modo da formare arcate e portici fittizi. Nel mihrab dell'oratorio del Partal si combinano due calligrammi,
Allah odda li kulli shidda, Dio provvede in ogni avversità, dà vita a un'architettura disposta su tre livelli che inglobano elementi vegetali e un riquadro superiore nella quale si legge «Lode a Dio per il beneficio dell'Islam». A fianco un nuovo calligrama con «Al-Mulk Lillah», la sovranità è di Dio, crea una struttura simile che ospita altre espressioni in corsivo. La reiterazione crea una galleria fittizia all'interno dello stesso mihrab. Dei calligrammi individuali, quello che raggiunge l'espressione massima in quanto a complessità lo troviamo nel timpano centrale della loggia di Lindaraja. Generato dalla frase «Gloria a nostro signore il sultano Abu Abdallah al-Ghani Billah», «Sostenga Dio la sua autorità e perpetui la sua felicità», dalla quale deriva una intricata struttura che ospita alberi stilizzati e tre espressioni in corsivo. A destra, lode a Dio per il beneficio dell'Islam. A sinistra, lode all'unico Dio. E poi, grazie a Dio. Al centro, Dio è il migliore dei guardiani, il più misericordioso dei misericordiosi. Dio l'Altissimo ha parlato con verità. La combinazione di epigrafia cuffica e corsiva con altri elementi crea a volte insiemi di grande valore simbolico, come nei due iwan del portico nord della corte dei Mirti. Sopra un delizioso alicatado che ricorda l'acqua scorre una serie di calligrammi architettonici di Al-Ghibt al-Muttasila, la gioia perenne, affiancati da coppie di colonne che sembrano sostenere i muqarnas della cornice, nella quale è possibile leggere Yumna, sorte, sdoppiata a specchio e Gloria a nostro signore Abu Abdallah. In questo modo si viene a creare un portico verbale in stucco che, assieme alla base di azulejos ondeggianti, riproduce in due dimensioni l'architettura di cisterna e giardino del monumento. Più in alto, una fascia di motti nastridi cedono il passo a una cintura di scudi regi circondati dallo stesso motto. Sopra di questa si alzano calligrammi architettonici più complessi, formati dall'espressione coranica «La vittoria non viene che da Dio». Se contempliamo tutti questi calligrammi mentre si elevano sulla superficie degli azulejos ondulanti, percepiamo davanti ai nostri occhi come si costruisce la magnifica finzione architettonica di parole. Infine, le stesse trame decorative, archi, sebka, inglobano iscrizioni e calligrammi creando disegni di grande complessità e bellezza, nei quali le iscrizioni cufiche servono da base generatrice della trama geometrica. In questo modo, la parola è all'origine dell'universo decorativo, matrice, artefice del mondo. Allo stesso modo, nel salone di Comares, un ampio pannello d'archi intrecciati scaturisce dai calligrammi combinati di Al-Mulk Lillah, la sovranità è di Dio, e Lillah nella base. Allo stesso modo, nel salone di Comares, un ampio pannello d'archi intrecciati scaturisce dai calligrammi combinati di Al-Mulk Lillah, la sovranità è di Dio, e Lillah nella base. Baraka, benedizione. In un pannello caratteristico del Palazzo dei Leoni, Baraka è sdoppiata a specchio
e genera una base sulla quale si appoggia una serie di calligrammi intrecciati di Allah odda li kulli shedda, Dio provvede in ogni avversità. Nell'incrocio delle trame con i cordoni a guisa di sebka si può leggere Al-Azzalillah, la gloria è di Dio, mentre in tutti gli spazi vuoti i profusi motivi vegetali completano un'opera di grande ricchezza visiva e ritmo intenso. Leggere e sentire l'Alhambra equivale pertanto ad addentrarsi in un grande libro giardino nel quale l'architettura, scritta e costruita con parole, sgorga dalla fonte della poesia araba classica e dal verbo creatore. Mai ci fu un'architettura verbale e poetica come quella nasride, mai la parola e la poesia si incarnarono nell'architettura con tale raffinatezza e intensità come nell'Alhambra.